Onorevole Frongia, prego. Grazie Presidente. Io direi che dopo l'alluvione che c'è stata nel gennaio, l'Aula si è mobilitata, abbiamo anche promosso e fatto approvare una mozione, eravamo tutti d'accordo. Il problema poi è che nella vita reale, se la mozione rimane disattesa, se poi i soldi non vengono investiti, se rimaniamo a chiacchierare, i problemi appunto non vengono risolti, anzi si possono solamente peggiorare. Quindi noi, e dicendo noi parlo dei cittadini che occupano il municipio decimo da giorni, richiediamo delle cose molto semplici. La prima è la presenza in aula del primo cittadino, sia in quest'aula sia nell'aula del decimo municipio. E ovviamente anche il 28 di questo mese ci sarà un consiglio straordinario nel municipio decimo sul tema. Questa è la prima richiesta molto semplice. La seconda, visto che appunto il Partito Democratico e il suo coordinatore avevano già parlato in precedenza di questi famosi 5 milioni di euro, ecco, il passaggio che dobbiamo fare adesso ed è molto importante è dal parlare di questi 5 milioni di euro all'investire sul territorio questi 5 milioni di euro, altrimenti rischiamo nel 2015, dopo le prossime n alluvioni, di trovarci a parlare ancora di questi famosi 5 milioni di euro. Grazie.